Luciano Zarbano, candidato sindaco per la città di Imperia, siamo più o meno a metà delle sezioni scrutinate. Si prospetta una vittoria piuttosto netta di Claudio Scajola, che mantiene un distacco intorno al 60%. Insomma, si aspettava questo risultato, un risultato di questo tipo, e quali sono le sue considerazioni sui risultati attuali? Allora, quello che mi aspettavo io era una maggiore affluenza. Purtroppo ci siamo attestati al 58%. Invece non mi aspettavo il mio risultato, che attualmente siamo sui 1000 e passa 1100 voti circa, che preferenze che mi sono state accordate. Sono molto contento perché partivo da un tradimento. A pochissimi giorni dalla presentazione delle liste sono stato abbandonato e quindi da solo, con i miei candidati, ci siamo costruiti una lista, abbiamo fatto il nostro programma, tutta la nostra campagna elettorale con i nostri sforzi, e il risultato è questo. Quindi sono molto soddisfatto di quello che siamo riusciti a fare partendo da zero, anzi, non da zero, da meno uno. Ecco, secondo lei quanto ha impattato sulla sua campagna elettorale questo tradimento all'ultimo momento di parte del partito che è andato a sostenere Scajola? Ma io credo che sia stato un fattore positivo, perché grazie a quello che è successo sono stato conosciuto da tutti, cioè nel senso che anche all'estero, non voglio sembrare un po' pensare in grande, non voglio dare quell'impressione, però questa notizia dell'abbandono è una notizia che è stata rimbalzata ovunque. Se le statistiche sono confermate, lei si piazzerà come o terza o quarta forza all'interno del Consiglio Comunale. Insomma, si prospetta un'opposizione comunque difficile, visti i numeri in campo. Quali sono le prospettive per il futuro politico del suo movimento e, secondo lei, per l'opposizione in generale? Ma l'opposizione difficile dipende, diventa difficile se non ci sono gli argomenti per fare l'opposizione. E ovviamente anche per il nostro movimento non sarà un'opposizione cieca e bieca, un'opposizione costruttiva. Quindi se le cose verranno fatte in favore dei cittadini di Imperia, non c'è motivo di fare opposizione per fare opposizione. Se invece le cose non verranno rispettate le regole, soprattutto se non ci sarà trasparenza in tutto quello che verrà fatto, è chiaro che noi faremo una opposizione ad oltranza. Lei ritiene che l'elettorato di Fratelli d'Italia abbia gradito la scelta del partito di andare a sostenere Claudio Scajola o sia stato un autogol da parte del partito? Questo ce lo diranno le prossime elezioni. Se il partito crescerà, se Fratelli d'Italia crescerà, allora sarà gradita alla gente. Intanto gli effetti sono questi, che da zero, anzi da meno uno, sono arrivato ad oggi, ad ora, a 1000 e passa preferenze. Quindi qualcosa forse non è andata per il verso giusto per loro. Per me sì.